c'è ancora chi fumerà per moda, perché è sempre stato così dall'alba dei tempi. Vi spiego, vi racconto una storia, Alex, rimani un attimo che ti racconto questo. Quando Cristoforo Colombo visitò l'America, incontrò Toro seduto, e Toro seduto si stava fumando, non era una sigaretta di tabacco, però facciamo finta, per la storia facciamo finta, diciamo, beh, sai che sta fumando il tabacco, e stava dicendo, ah, no woman, no cry, e poi ha detto, perché? Perché morirai? E dice, ah, ok, andiamo. Dettagli, ho capito. Colombo in realtà aveva la macchina spazio-temporale, aveva conosciuto il padre del padre del padre del padre del padre di, no, di Toro Seduto, che si chiama Toro Sdraiato. Diciamo, Toro Sdraiato. E incontra Toro Sdraiato che sta fumando, e allora gli dice: minchia zio, ma che tanta ce n'hai messa? E dice panico, e lui dice paura, panico, paura. E praticamente allora Colombo inizia a sciallarsi anche lui e dice: mamma mia, Marcello, che potenza! E dice: certo, sta cosa qua si chiama tabacco. Allora decidono di importarlo e vanno a prendere la pinta, la Santa Maria e Santa Madre di Teresa di Calcutta, che noi salutiamo, e praticamente. Ok. Certo, tu sei discendente stellare di Toro Sdraiato, esatto. Ha detto pure dobbiamo essere connessi, sono loro che risollevano l'Italia. Comunque alla fine il fulcro del discorso è che praticamente sto Toro Seduto va là e cioè sto Toro Sdraiato gli dà il tabacco al buon Colombo, che lo porta dietro, e allora visto che era un viaggio organizzato dal Vaticano, va dal Papa e gli dice: senti, caro Alessandro VI, che era Rodrigo Borgia, cioè Alessandro VI, ma senti qua, mi dicono che c'è dietro sta sostanza, cioè, ma io sono il Papa, devo provarlo anch'io, devo vedere se è cattolico, se è halal, se non è halal, se devo vedere se è kosher. Lui dice, il Papa dice, io devo vedere se questa sigaretta è roba kosher. Kosher vuol dire permessa secondo la Bibbia. E quindi dice, vabbè, vediamo se è kosher. E lui sente, potentissima, è kosher, è super kosher, è 100% kosher. E quindi dicevo, quindi come la chiamiamo? La sigaretta kosher? No, la chiamo solo sigaretta, quindi, perché era siga ed era pure eretta. Quindi insomma, incredibile. Alla fine allora nasce il commercio del tabacco. La chiesa nel 1492 circa, come avete visto in Assassin's Creed 2, c'è la battaglia fra il Papa Alessandro VI e Ezio Auditore. Mi piace Spider Jack. Saluti da Spider Jack. Spider Jack ma senza maschera. Boh, adesso lo ritrasformiamo. Flip vertical. Oh, è tornato. Bene. Quindi avete capito la storia. Va sempre di moda dai tempi in cui il Toro Sdraiato lo fece provare ad Augusto, siccome no. È clano.